Gino Barbieri. Grazie mille, che cosa dobbiamo fare? Portiamo avanti. Avanti, ecco, qui al centro. Se non avete capito, che sono lo chef Gino Barbieri. Vado di là? Prego, di qua. Sì, benvenuti al corso di cucina. Ah, un corso proprio? Per single, vero? Io sono sposato, comunque, va bene. No, ma ti hanno regalato un corso, la signora Penelope. Mia moglie. Tutte due domande. Dai, non si sa mai, Giovanni. Come, innanzitutto, prima di lavorare, prima di cucinare, bisogna avere la divisa. Sì. Tu vai in giro così, non hai una divisa? No, io vado in giro, non è quello che c'è. Questo mio grembiule, vieni qua Giovanni. Grazie. Guarda, il grembiule tira fuori quello che sei realmente, Giovanni. Il chef che c'è in te. Cos'è? Bravo! Ma cosa sta facendo? Pensa che mi è diventato tutta una baguette. Ma che schifo! L'ho lasciata fuori, ha preso aria. Ah, in quel senso! In quale senso? Però è carino, devo dire la verità. Ti dona. Mi dona, sì. Giovanni, questa sera ti farò preparare un ti farò cucinare. Grazie. Un piatto tipico per gli uomini single. Ma non so, vabbè, sono single. Okay. La pasta alla puttanesca. Tipico. Vieni pure dietro, Giovanni. Innanzitutto, che pasta andremo a fare? Facciamo gli spaghetti. Andremo a fare una pasta fatta a mano. Tanto siete abituati quei single a fare tutta a mano. Perché mi deve dare del single? Capirai. Vabbè. Innanzitutto, Giovanni, vai. Non tutti possono fare la pasta fatta a mano. Bisogna avere le mani giuste, le mani adatte. Vediamo le tue mani. Vedi, lui c'è la belle lisce, morbide, fammi vedere le tue. Ullala, quanti calli, Giovanni! Che calli, no? Di sicuro hai esagerato con la farina di segale, mi sa. No, ripeto perché non è vero. E lui applaudi. Non sono proprio bravo. A parte fate solo dello smartphone questi, vabbè, comunque. Comunque, noi qua usiamo la farina 00, Giovanni, quindi prendi la farina qua, metti un po' di farina 00. Così. Voilà, okay. Adesso per fare la pasta bisogna mettere le uova, ok, rompi da che schifo, voilà, aspetta che ci facciamo aiutare, ci puoi aiutare? No! Paura, scherzetto! Mi stava lanciando un bambino per salvare l'uomo, no? Ma ora si può venire, voilà, cioè lanciava il bambino per salvare un embrione, ma che è un grande cuore di madre, c'ho le mani che puzzano di uomo adesso. Vedi, questi voi. Voilà, intanto Giovanni adesso bisogna sbattere. Ma che schifo, ma mi ha fatto mettere i busci dentro anche. Cioè, li buttiamo? No, rilassi, sicuramente sei lei le mani. Grazie. Da quant'è che sono lì quelle uova, eh? Vabbè, cosa devo fare? Allora, adesso bisogna sbattere le uova. Ok. E la signora mi ha detto che tu sai. Che simpatico, signora. Allora. Mi ha detto la signora che tu sei esperto a sbattere le uova. Sì. L'unica cosa che ti sbatti a letto sono le uova. No, a letto, io sei classico omeletto. Vero? Ma smettila, no, io le sbatto in cucina. Ma cosa si sbatte? Ho sbagliato, questa l'ho usata prima quella signorina. Eccola la palla questa. Che schifo. Forse Giovanni, inizia a sbattere le uova. Ma ci do la vita. Sbattile bene, bravissimo. Ma sta venendo una cosa decente. Hai visto, sta venendo. Adesso aspetta un attimo, fermo. Fai la nina, fai la nana, dormi, bella pasta. Cos'è? Sto facendo riposare. Lo sta bene, lo sa. Molto bravo Giovanni. Grazie, ok. Dopo che otteniamo questo magnifico impasto, a questo punto bisogna tirare la pasta, vero? Tiriamo. Che fa? Ma mica sono scemo. No. Si tira col mattarello la pasta così. Allora. Mio figlio che ride. Allora, quindi adesso. È scelto. Chissà che mi hai preso, scusami. Ciao, dove strano? Intimo. Può essere. Che sì, cosa c'è a fare? Che no, si può dire? Bisogna tenere al caldo. Bisogna mettere un po' di se stessi dentro quelli. No, va bene. Forza Giovanni, adesso inizia.
inizia a stendere la pasta, bravissimo, usa anche il mattarello, bravissimo. Una volta che l'abbiamo stesa e si è asciugata la pasta, uomini ascoltate, si può tagliare, possiamo ottenere il formato di pasta che vogliamo. Perfetto. Allora, in maniera sottile possiamo ottenere il tagliolino. Sì, tagliolino, esatto. Un po' più larga, otteniamo la tagliatella. Poi possiamo tagliare larga un po' così, un po' con sa. Cosa sei tu in francese? Alla cassa di cani? No, vedi? Ma tagliati. No, bigolo otteniamo. Bigolo. Signora, lei ha mai provato il bigolo? Allora. Vuole assaggiare il mio? No, aspetta. Il mio è stretto e lungo, signora. Non ci interessa. Guarda di grande attenzione, ha visto? Ah, bello, è bigolo. Perfetto, perché la pasta la tucanesca. Sì. Voilà, mettiamo via. Mettiamo via. Attenzione che cade tutto qua. E adesso andiamo a spiegare il sugo della tucanesca. Via, si va via. Andiamo, sugo, vai. Allora, innanzitutto Giovanni, mettiamo capperi. Capperi. Cosa dentro? Capperi veri. Sono capperi veri. Capperi. Prezzemolo. Prezzemolo. Voilà, quanto è prezzemolo? Tutto dentro così. Volevi già tagiasche? Le tagiasche dove sono? Dove sono le tagiasche? Non lo so. Dove sono? Nella tagiasca, eccoli qua. Con la busta, tutto. Tutto. Ma sì. Adesso, trita tutto bene bene. Bravissimo. Bello, sì. Mettiamo un po' di olio. Ma che schifo. Ma voi non state guardando cosa è questa schifezza qua. Non posso non capire. C'è un titolo solo in mezzo alla... Con la busta, ragazzi. Ma che schifo. Perché la vedo di cent'aglio? C'è olio! Oh, che stupido! Ma mi sa che non mi chiede come c'era questo, lo sa? Maiale, che cosa stai pensando? Vestito così, scusami. Voilà. Il figlio Giovanni. Voilà, adesso bisogna mettere un po' di pomodoro, chiaramente. Mettiamo un po' di pomodoro. Non c'è. Non c'è. Ma non è messo. Forza, dopo che ho messo il pomodoro, adesso aspetta, bisogna... Cos'è quello? Bisogna far fusionare il tutto! Guarda! Sono vivi da tutto ormai, ma cazzo! Ma che cazzo! Sto vedendo la fusione! Ma questa ad olio, che cazzo sta facendo? Vabbè! Sono le tagliasche vere! Sì, lo so, ma adesso, è la busta! Vabbè! Adesso Giovanni devi far saltare tutto, tu il tutto, mi raccomando, una cosa molto importante, single, il gioco di polso! Sì! Guardate come è stato Giovanni, bravissimo, bravissimo! Voilà, perfetto! E adesso hai fatto il momento dell'ingrediente segreto per la pasta alla puttanesca. Qual è? Voilà, eccola qua! Voilà! Non me la metta lì! Mescola Giovanni, mescola! Senti! Mettala lì, mettiamo! Senti, che odore! Come viene sulla puttan? La puttanesca! Voilà! Con le mutandine nell'uovo, ragazzi! È servito Giovanni, è pronto! Come si me lo vedi? È finito, è già pronto. Io le darei una padellata in testa. Che facciamo con questa roba? Però voglio lasciarti con una cosa che mi disse mio nonno Gino. Sì. Mi disse: Gino, ne ho provate di tutte, ma come la faceva tua nonna?